Sì, una precisazione, che mi sembra che Mario Draghi poi in realtà si sia inventato ben poco, perché le argomentazioni usate da Draghi si possono far tranquillamente risalire a Max Weber all'inizio del Novecento, cioè, quindi, come dire, sulla questione, cioè, quando la famosa affermazione di Max Weber, quando si può applicare la democrazia, cioè quasi mai, cioè proprio prende lo spunto dalla questione degli specialisti, delle competenze, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che da questo punto di vista, cioè, il pensiero strategico della borghesia non abbia fatto grossi passi avanti rispetto, come dire, ai grandi pensatori borghesi di primo Novecento. Io credo una cosa, e non tanto per contestare le cose dette da Franco, ma la premessa, io terrei, come dire, a mantenere salda, come dire, una premessa che sta, non tanto perché sta in Marx, ma perché sta proprio, come dire, nell'esemplificazione del divenire storico del modo di produzione capitalistico e del sistema borghese, ossia che la famosa affermazione di Marx per cui la borghesia si rende conscia e cosciente dei processi storici sempre post festum, no? Cioè soltanto quando questi sono accaduti, cioè la rielaborazione del processo storico non avviene mai prima, quando il processo storico è in corso, ma sempre dopo, no? Questo mi sembra che sia particolarmente evidente, basta pensare a come la borghesia si precipita dentro il primo conflitto mondiale senza avere assolutamente coscienza di ciò che sta facendo, e anzi senza quasi volerlo, di come nel 1939 Hitler scatena la guerra in Polonia pensando di governare l'Europa, di governarla e di conquistarla né più né meno complessivamente nel giro di qualche mese, e poi le cose vanno diversamente, ma non solo, insomma. Per cui, come dire, io su tutta questa, cioè che le classi dominanti in qualche modo ragionino costantemente e pratichino una lotta di classe è sicuramente vero, che le classi dominanti abbiano tutta questa lucidità io ho qualche dubbio, e cioè mi sembra che questo dubbio sia maggiormente rafforzato se noi guardiamo lo scenario che abbiamo intorno, e in particolare le tendenze di profilarsi di scenari di guerra, quelli veri, che ci stanno intorno, e le reali consapevolezze che le classi dominanti hanno di tutto ciò. Cioè, a me sembra che se torniamo un attimo indietro, non di tanto, quindi torniamo alla guerra del Golfo, e dalla guerra del Golfo arriviamo a quella micro guerra che è stata la guerra della Georgia e dell'Ossetia, noi abbiamo uno scenario di un certo tipo, ovvero quale scenario? Abbiamo sostanzialmente l'idea che i raggruppamenti imperialistici, in particolare l'Europa e gli Stati Uniti, sono in grado, nonostante la fine del bipolarismo e la fine della totale egemonia statunitense sul mondo, di in qualche modo accaparrarsi le risorse in giro per il mondo, perché non hanno ostacoli di fronte a loro. Questo le porta ad attuare una serie di politiche all'interno dei propri stati che rompono radicalmente e drasticamente con ciò che aveva caratterizzato invece le politiche degli stati imperialisti fino al 1989. Ossia, tutti credono che in qualche modo abbiamo sentito parlare, perché ci è stato riproposto anche come soluzione di fuoriuscita dalla crisi a sinistra, dell'alternativa al neoliberismo attraverso le politiche keynesiane, no? Quindi, come dire, il fatto che per tutta una fase che in realtà è stata una fase abbastanza breve, e che ha riguardato in particolare
alcune aree geopolitiche, in particolare quella dell'Europa occidentale, come dire, l'applicazione del keynesismo ha fatto sì che ci fosse crescita, benessere, sviluppo, eccetera, eccetera. Queste politiche sono state completamente abbandonate dalle classi dirigenti occidentali, in particolare europee, perché come dire, sugli Stati Uniti la cosa è un pochino più complessa, e a partire dall'89 e da lì in poi, no, si è imposto un modello che è quello comunemente definito del neoliberismo, il quale per tutta una fase sembrava avere un'ascesa irresistibile. Di lì credo che tutti ricorderanno le retoriche che si sono prodotte intorno alla cosiddetta fine della storia, l'ultimo uomo alla fine della storia, ma che sostanzialmente diceva, va bene, questo modello economico e sociale è un modello eternizzato, il capitalismo ha una crescita esponenziale infinita, ciò produce benessere in continuazione, la fine delle classi, la fine delle contraddizioni, eccetera, eccetera, che ha avuto anche ripercussioni, apro una brevissima parentesi, che ha avuto anche alcune ripercussioni all'interno della sinistra e anche della sinistra antagonista, in particolare attraverso un testo che è stato quello di Art Negri, Impero, dove in qualche modo si definiva la fine della contraddizione oggettiva del modo di produzione capitalistica e si trasponeva invece la contraddizione della nuova società emersa dalla globalizzazione, dal turbo capitalismo, quello che era, attraverso una relazione che non metteva più in contraddizione il capitale e il lavoro salariato, ma i dominati e i dominanti. Ossia era la fine del processo di valorizzazione come necessità indissolubile per il capitalismo di svilupparsi, perché il capitalismo in qualche modo si sviluppava mettendo al lavoro, di lì tutte le retoriche sulla biopolitica e le attività complessive dell'essere umano che valorizzavano e quindi all'esterno anche del processo lavorativo diretto il capitale. Ora, questo per dire che cosa? Per dire che a un certo punto, no, noi abbiamo avuto all'interno dei nostri sistemi, in particolare quello dell'Europa occidentale, un'implosione di un meccanismo sociale che era quello che in qualche modo aveva funzionato dal 45 fino all'89-90, e in contemporanea l'inizio, no, di una, in contemporanea l'inizio di una serie di guerre di tipo decisamente coloniali destinate ad aumentare sia la potenza imperialista dei paesi europei, degli Stati Uniti in giro nelle varie aree strategiche, sia, come dire, ad accaparrarsi riserve monetarie, riserve di materie prime, e soprattutto imponendo un modello di controllo dei territori, di governo della forza lavoro, perché non dimentichiamo che proprio in questa fase qua in qualche modo si esemplifica quello che poi è stato chiamato il processo di delocalizzazione, cioè il fatto che la produzione veniva esportata, no, dai nostri mondi per essere localizzata in altre aree geografiche, dove sostanzialmente le condizioni di vita dei lavoratori salariati erano non solo un po' diverse dalle nostre, ma erano, come dire, incomparabili rispetto alle nostre, no? Cioè, da un punto di vista sia del salario diretto, quindi la retribuzione della paga oraria, sia soprattutto anche da parte per quanto riguardava il salario indiretto, ossia tutto quell'insieme di servizi, scuola, sanità, eccetera, eccetera, che nei nostri mondi venivano dati erroneamente come conquiste totalmente garantite, definite una volta per tutte, ma come dire, chiaramente in questi paesi non se ne parlava neppure, no? Quindi, come dire, una riduzione del costo complessivo del lavoro drastica che permetteva la produzione di materiali e di merci a prezzi estremamente, estremamente competitivi e un controllo assolutamente rigido e dispotico nei confronti della forza lavoro. Da lì nascono anche tutta una serie di operazioni che trasformano completamente anche il volto della guerra, così come noi l'avevamo conosciuto almeno per quanto riguardava le grandi le, le,
le guerre che noi avevamo, in cui noi eravamo stati protagonisti. Dall'89 in poi il termine guerra da solo scompare e iniziano a produrre tutta una serie di retoriche che sono quelle della guerra umanitaria, operazioni di polizia internazionale, cioè, ossia la guerra in quanto guerra viene espunta proprio dal lessico politico, ma viene contornata da una serie di argomentazioni che la delegittimano in quanto forma statuale e la riconducono all'interno di ambiti che sono quelli che ben poco hanno a che fare con i conflitti storici legittimi, ma la ripropongono più realisticamente come attività legate all'estirpazione di realtà impolitiche. Voi sapete tutti, credo, come proprio dopo l'89 alcune parole magiche conoscono una fortuna insperata. Oggi se ne parla quasi più, ma c'è stata tutta un'epoca in cui termini come multiculturalismo, interculturalismo, eccetera, eccetera, riempivano, no, le pagine non solo dei giornali, ma come dire, erano come dire, il frame culturale anche degli ambiti accademici, eccetera, eccetera. Cosa ci raccontavano queste cose qua? Ci raccontavano il fatto che il mondo non era più diviso in ambiti politici, bensì attraverso altre retoriche. Ora, non dividere più il mondo all'interno di ambiti politici vuol dire obiettivamente fare sì che una parte di questo mondo venga obiettivamente svalutata. Ossia, se io riconosco che l'Albania non è uno Stato, ma è un agglomerato etnico caratterizzato da alcune pratiche culturali, definisco il fatto che l'Albania, da un punto di vista gerarchico, è qualcosa di assai diverso dalla Francia, la quale invece è uno Stato politico. Se io vado a combattere Saddam Hussein non perché è un nemico politico, ma perché è un bandito, beh, qualcosa cambia, cioè nel senso che io equiparo, come dire, un'operazione militare a un'operazione di polizia. Ma tra militare e polizia, cioè tra l'attività della polizia e l'attività degli eserciti, la differenza è assai notevole, no? Cioè nel senso che per definizione gli eserciti combattono contro qualcuno che è considerato di pari grado di dignità. La polizia non combatte mai contro qualcuno che è considerato di pari dignità, cioè il rapporto tra legge e fuorilegge non è mai un rapporto simmetrico, è sempre un rapporto asimmetrico. Uno potrà avere nei confronti del fuorilegge anche un atteggiamento, dare una spiegazione del perché uno ruba o uccide diverso da un altro, ma sicuramente credo che nessuno possa giustificare il fatto che qualcuno ruba o uccida, no? Perché, come dire, è un'attività che, come dire, è di per sé riprovevole, no? Marx ricordava che potrà anche esistere una nazione che vive di rapina, ma che sia una nazione che vive di rapina bisogna che intorno ci siano tutte le altre producano, perché altrimenti non si può rapinare nulla. Quindi se io, come dire, in qualche modo comincio a porre una differenza di questo tipo qua, cioè che io combatto non contro un nemico che ha la mia stessa dignità, che mi è nemico ma comunque non è svalutato, ma incomincio a combattere contro qualcuno che è qualcosa di assolutamente diverso da me, allora non pongo più una differenziazione politica, poi una differenziazione che sfiora, cioè tipicamente razziale, no? Antropologica, cioè dico combatto contro qualcuno che ha un livello di sviluppo culturale, eccetera, eccetera, diverso dal mio. Da lì cominciano a prendere forma tutte le retoriche, tutti i discorsi sul fatto che cominciano a esistere gli stati etnici, gli stati di un certo tipo, gli stati religiosi, qualcosa che è diverso e di grado inferiore al mio. Non solo, ma questo evita anche la possibilità di pensare che all'interno di quel conflitto scaturisca qualcosa che sovverta quel conflitto. Avete presente, immagino tutti, la parola di Lenin, trasformare la guerra civile, la guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria, no? E la fraternizzazione al fronte. Ma per fraternizzare al fronte bisogna che di fronte a me io ho qualcuno che mi è sì nemico,
ma che io reputo e percepisco assolutamente identica a me. Questo non si può dare in una relazione in cui invece di fronte a me ho qualcuno che è per definizione diverso da me e di grado inferiore, tra legge e fuori legge non può esistere una relazione simmetrica. Le guerre condotte dall'89 in poi sono state tutte guerre di questo tipo qua, ossia guerre che hanno riproposto pari pari un meccanismo che è quello della guerra coloniale. Lo hanno riproposto interamente sia nelle forme di conquista ma anche nel modo come non sono state condotte. Cioè nessuno ha parlato, ha considerato vite che valevano appena di essere vissute i milioni di iracheni morti, no? Cioè vuol dire queste guerre condotte dopo l'89 hanno comportato milioni e milioni di vittime, lo hanno comportato direttamente o indirettamente, eppure, a confronto, no, delle poche vittime che l'Occidente ha subito, queste vite erano né più né meno che uguale ai 50-60 milioni di negri morti nel corso del processo di colonizzazione, di cui nessuno parla e nessuno parlerà mai. Nessuno parlerà mai dell'olocausto nero, non avvenuto nel corso della colonizzazione. Perché non ne parlerà? Perché il rapporto con quelle popolazioni è un rapporto sostanzialmente asimmetrico. Ora, tutto questo panegirico per raccontare che cosa? Per raccontare che a un certo punto la forma guerra che noi abbiamo conosciuto in tutta una fase storica che va dal 90 fino a quasi ai giorni nostri ha assunto determinate caratteristiche. Aspetto non poi così nuovo, perché poi in qualche modo questo riproponeva un modello di gestione del conflitto del tutto simile a quello che l'Europa cristiana e civile aveva condotto per secoli nei confronti dei popoli non europei. Mentre, in Europa la forma guerra doveva assumere determinate caratteristiche e era governata da alcuni trattati, eccetera, eccetera, fuori dai confini europei, liberi tutti, la guerra poteva essere condotta, no, in maniera assolutamente irrispettosa, no, di quelli che erano invece i modi in cui la guerra doveva essere condotta all'interno dei confini europei e poi occidentali. Perché? Perché quella guerra condotta all'interno di questi confini era una guerra tra pari, la guerra fuori da quei confini era condotta contro persone che non erano considerate di pari grado e dignità, cioè sostanzialmente contro esseri inferiori, no? Questo è il modello delle guerre coloniali, guerre che non si chiamano appunto neanche guerra, ma volta per volta processi di civilizzazione, operazioni di polizia internazionali, eccetera, eccetera. Questo marcio di pari passo, no, con alcuni altri processi che prima ho accennato, cioè col fatto che la produzione incomincia a essere esternalizzata fuori dai confini europei, che la qualità delle merci prodotte fuori dai confini europei è una qualità assolutamente globalizzabile, ossia a differenza del passato nei paesi cosiddetti del terzo mondo non vengono prodotti merci di scarto legate semplicemente al consumo del mercato locale, ma le merci che vengono prodotte nel paese X sono immediatamente consumabili nei grandi mercati internazionali, a New York piuttosto che a Parigi, ossia il ciclo della merce subisce una modifica e in qualche modo questa merce viene prodotta fuori da quelli che erano invece le roccaforti della produzione industriale tradizionale. Si ha esattamente in questa fase qua l'inizio di una crisi, no, della produzione all'interno dei paesi industriali, una riduzione abbastanza corposa, no, della classe operaia in questi paesi, che darà vita a tutta una serie di retoriche a proposito della fine del lavoro, eccetera, eccetera, e l'estensione invece quantitativa della forma salario al di fuori dei confini europei e occidentali. Fino a qua, sembrerebbe in qualche modo che tutto in qualche modo non sia troppo diverso da quello che era successo in passato, cioè un processo di neocolonialismo internazionale, tutte le potenze che vanno a giocarsi le loro carte e i vari imperialismi regionali e locali che in qualche modo vanno
a giocarsi le loro carte all'interno delle nuove aree da sfruttare, tutti insieme reiterando una politica che, fatta le tare del caso, ricorda un po' quella adottata all'inizio del Novecento dalle grandi potenze mondiali nei confronti della Cina, no? Dove tutti in qualche modo si sentivano in diritto di poter approdare e depredare. Ma al contempo succede anche qualcosa, no? Anche qualcosa nei nostri mondi, cioè questo processo di colonizzazione, questo processo di governo della forza lavoro di un certo tipo non comincia a non essere più limitato, come dire, a ciò che succede all'esterno dei nostri confini, no? Ma comincia a essere anche un fattore costante di ciò che avviene, all'interno delle nostre aree. E in qualche modo, come dire, noi abbiamo esattamente all'interno di quel passaggio lì una reintroduzione nelle nostre aree urbane o montane di un modello di controllo dei territori che associa non solo formalmente polizia ed esercito, no? Avete presente, in caso fosse più macroscopico, è la Valsusa, ma non solo, il fatto che esercito e polizia conducono operazioni di ordine pubblico all'interno di questi territori. Ora, questo ha molto a che fare con la reintroduzione di un modello, di una forma guerra sperimentata ampiamente fuori dai confini nazionali. Cioè, noi abbiamo una reimportazione all'interno dei nostri mondi di una forma di controllo, di una forma di governo della popolazione che ha molto a che vedere con quelli che sono le forme di controllo, le forme di governo della popolazione fuori dai nostri confini. Ma abbiamo anche in contemporanea una reintroduzione all'interno dei nostri mondi di un modello produttivo che è stato sperimentato ampiamente fuori dai nostri mondi. Ossia, se per tutta una fase storica veniva marchiato il lavoro in pelle nera per poter redistribuire una serie di microprofitti al lavoro in pelle bianca, oggi il lavoro in pelle nera è marchiato in prima istanza perché a ruota seguirà la marchiatura anche del lavoro in pelle bianca. Cioè, oggi, come dire, oggi noi abbiamo, come dire, una sperimentazione, abbiamo una pratica, no? Abbiamo una sorta di universalizzazione dello sfruttamento che volta per volta ha fatto sì che le condizioni di lavoro delle classi lavoratrici europee si assimilassero sempre di più a quelle della condizione delle classi lavoratrici extraeuropee. Questo modello, che è un modello dettato fortemente dai processi di competizione della globalizzazione, ha fatto sì che tutta quella, cioè che saltassero, no, sostanzialmente quelle idee di confine, quelle linee di confine che facevano sì che all'interno di un confine la forza lavoro avesse una serie di diritti, di garanzie, eccetera, eccetera, fuori da questi confini tutto questo saltava. Oggi abbiamo una reimportazione dei non diritti, no? Delle non garanzie esterne al mondo occidentale esattamente all'interno dei nostri mondi. Tutto questo, e qui dico che perché sono così poco convinto che le classi dirigenti abbiano un pensiero strategico così chiaro e lungimirante. Tutto questo è un gioco che può funzionare e che ha funzionato nel momento in cui, come dire, una serie di contraddizioni, no, non si aprono in maniera dirompente, ossia fino a quando la tendenza alla guerra è una tendenza alla guerra che può essere giocata continuamente in chiave asimmetrica. Cioè, una guerra in cui chiaramente, come dire, chi attacca è in grado di sbaragliare in 4 e 4-8, no, le risorse politiche e militari di chi viene attaccato. Così è stato per tutta una fase, fino a quando, no, altre potenti imperialiste continentali o globali come Russia e Cina in qualche modo hanno rimesso in gioco quello che era un equilibrio che sembrava dato per scontato. Noi abbiamo assistito
ad almeno tre fattori che rimettono in gioco pesantemente gli scenari internazionali. Uno, quello che ho citato all'inizio, che era quello del primo conflitto tra Giorgio e Ossessa, e dove in qualche modo gli Stati Uniti e la NATO hanno fatto marcia indietro. Il secondo, l'attacco programmato alla Siria, ma che nel momento in cui Russia e Cina sono intervenute pesantemente, hanno obbligato i paesi occidentali a fare, come dire, a una posizione di stallo. Ultima, la posizione che è quella che si è venuta a creare in Ucraina, con tutte le contraddizioni, che questa si porta dietro. Allora, questo cosa, perché la contraddizione, quale tipo di contraddizione? A differenza del passato, noi abbiamo oggi un attacco massiccio, pesante, costante alle condizioni di vita dei lavoratori, a una loro esclusione sociale e politica nei nostri mondi, no? Noi, come dire, nessun partito borghese in qualche modo intenzionato, ha nel suo programma quello di portare dentro la legittimità statuale ed economica le classi sociali subalterne, ma semmai c'è proprio il discorso sulla flessibilizzazione, precarizzazione, eccetera, eccetera, fa sì che le classi sociali subalterne siano costantemente eluse dai progetti statuali, la disaffezione al voto e, come dire, la sostanziale portata fuori delle classi sociali subalterne dagli ambiti istituzionali è testimone del fatto che la borghesia è ben poco interessata a catturare il consenso dei subalterni. Ma tutto questo, come dire, apre una contraddizione non secondaria quando, no, in uno scenario di guerra possibile, questa guerra può essere condotta, così come sono state condotte tutte le guerre, soltanto avendo un forte consenso che si trasforma in soldati e produzione, no, da parte delle proprie classi, delle proprie classi sociali subalterne. Ecco, io credo che questo tipo di contraddizione, no? Cioè, oggi la borghesia imperialista, specialmente occidentale, sta conducendo una guerra permanente di bassa intensità nei confronti delle proprie classi sociali, e al contempo è impegnata in scenari di guerra a media intensità sul piano internazionale. Come potrà essere in grado di gestire, no, questo tipo di contraddizioni e di scenario? Ecco, credo che sia una bella domanda, no? Nel senso che questo tipo di contraddizione, per cui da una parte ha bisogno, no, delle masse per poter esplicitare la propria politica di potenza imperialista, ma al contempo nei confronti di queste masse viene esercitata una politica permanentemente di attacco alle condizioni di vita, e ogni giorno che passa, insomma, il governo Renzi da questo punto di vista mi sembra che sia quanto mai esplicativo, ogni giorno che passa, come dire, il problema diventa ridurre sempre di più le garanzie, i diritti, eccetera eccetera, e in contemporanea una disaffezione sempre più ampia di quote sempre più ampie di popolazione nei confronti degli ambiti della politica legittima, mi sembra che apra sia delle grandi potenzialità alle forze antagoniste rivoluzionarie, ma al contempo apra anche una serie di contraddizioni infinite proprio all'interno delle classi dominanti, no? Perché, come dire, in qualche modo si trovano a dover agire, no, su due fronti, e, come dire, credo sostanzialmente con molta difficoltà a coprire sia uno che l'altro, perché è difficile, come dire, in qualche modo contrapporsi, no, a una politica di potenza con forze che non possono essere ridotte a stato etnico o a stato canaglia come Russia e Cina, e al contempo gestire una permanente guerra da bassa intensità contro la propria popolazione, dalla quale sicuramente si avrà sempre meno possibilità di ricevere consenso e, come dire, approvazione per un certo tipo di politica aggressiva e belligerante.